Il sopralluogo è andato bene, quindi c'è stato l'ok dell'ASL. Abbiamo consegnato venerdì la struttura all'ASL. In questo momento appunto siamo in attesa dell'inizio, che credo che avvenga in questa settimana. Mirabella è pronta, accettazione, sala d'attesa, box, spogliatoi, stanza di osservazione, ambulanze e non solo. In una settimana dal comune è stato allestito il centro vaccinale di via Sant'Angelo. Due i box nei quali saranno somministrati i vaccini agli ultraottantenni del posto di Bonito, Taurasi, Sant'Angelo all'Esca, Fontana Rosa, Paternopoli e Luogosano. Al momento è di 16.000 euro la spesa sostenuta dal comune, spiega il vice sindaco Moscato, per fare in modo che la struttura avesse tutto in regola per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Anche a Mirabella, gli over 80 hanno trovato il supporto degli uffici comunali per aderire alla campagna vaccinale. È tutta una fase medica in questo momento, quello che noi dovevamo fare lo abbiamo fatto, credo che nel giro di 2-3 giorni, aspettando ovviamente i vaccini che devono arrivare. Il comune di Mirabella è stato tra i più colpiti in Irpinia dalla seconda ondata pandemica. Abbiamo raggiunto quasi 260 contagi, in questo momento ne abbiamo soltanto 6. Viviamo questo inizio di vaccinazione come una speranza per il futuro, ecco, l'inizio della fine della pandemia. E siamo fiduciosi, ci auguriamo che in un tempo limitato di qualche mese si possa uscire definitivamente da questa pandemia. Per allestire il centro vaccinale, che dunque sarà attivato a breve, è stata necessaria la partecipazione di tutti. Con la collaborazione di tutti, perché poi questa è una struttura che veniva condivisa anche dall'ANPAS, dal parroco Don Remigio Spiniello e dai carabinieri in pensione, siamo riusciti a regalare una cosa molto importante non solo per la nostra comunità ma anche per le altre comunità che verranno qui a vaccinarsi. Abbiamo lavorato intensamente per completare l'allestimento nei tempi previsti, anzi ancora più brevi.